cari amici di Una Mattina, non abbiamo sbagliato, perché sappiamo bene che il Natale è lontano, ma il dolce tipico, il panettone, in qualsiasi stagione, tutti noi amiamo. Ed esattamente a Fiano Romano, al Castello Orsini, la quarta edizione del campionato mondiale del panettone. Pronti a partecipare? Sì! Questo sicuramente è il panettone tradizionale. Questo è tradizionale. Che è composto da cubetti di arancia, cubetti di cedro e uva sultanina. Questa è la ricetta classica. Milanese. E lei è di? Io sono della provincia di Salerno. Ma io sono curioso, però, anche i telespettatori, di sapere come conservare il panettone a casa. A me lo metterlo tipo in un canovaccio di stoffa o quella lì di plastichina? No, quella di plastichina è meglio. Quanti giorni può rimanere? Se è un prodotto artigianale, massimo 2-3 giorni. Ma tanto in 2-3 giorni è già spazzato via. Anche in mezza giornata, penso. Dal profumo che sento, se non erro, qua c'è caffè e agrumi, vero? Perfetto. Per la mattina uno così si sveglia col caffè. L'agrume dà la vitamina C. Non fa una piega questo discorso. Murasakimo to matcha to yuzu no sanso kara. Ah sì, abbiamo bisogno della traduzione. Tre colori, il verde e il tè verde col cioccolato, la patata rossa e abbiamo quel giallo e lo yuzu. Ma che meraviglia. Del Giappone. Ma è Maradona questo? Cioè è Maradona perché essendo Robby Napoli. Che bel panettone, comunque fantastico. È tutto commestibile? Tutto, da su a giù. Quanto tempo per prepararlo? Questo in una settimana per mancanza. Una settimana! Ed ecco Raffaele Romano, vincitore della categoria panettone classico. Complimenti davvero per la vittoria e tanti panettoni a tutti. Eccolo lì, come si riconosce un buon panettone? Vediamo un po', ce lo spiega e oggi abbiamo invitato in studio Matteo Cutolo, intanto che non è un nome ed è una garanzia, guardate intanto l'interno del panettone, perché chi è Matteo Cutolo? Intanto è presidente della Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria, ma in più è stato anche campione mondiale di pasticceria. Ma complimenti. Grazie, complimenti, grazie, complimenti. Siamo, buongiorno a tutti. Allora, il panettone, logicamente, la prima cosa ci facciamo il taglio, abbiamo un aspetto visivo, sì. Andiamo a controllare quella che è l'alveolatura, sì, del panettone. Che sono praticamente, cosa sono, tutti questi? Questi buchetti, questi che logicamente buchi devono essere alternati, ci vogliono degli alveoli grandi, ma comunque gli stretti, perché un'alveolatura troppo grande potrebbe essiccare il prodotto molto velocemente. Quella è stata formata da che cosa? Dalle bolle? È il lievito madre che praticamente spinge, lo fa lievitare, lo fa crescere nelle due lievitazioni che ha durante le 24 ore e quindi porta poi a questa formazione. E poi c'è sempre comunque una quella più importante che si chiama, per poter giudicare bisogna assaggiare. Sicuramente, a parte il fatto che poi partiamo dalla sensazione olfattiva, quindi sentiamo l'odore e quindi già tutti gli aromi che il panettone può sprigionare, andiamo a valutare gli inserimenti, se sono pochi, se sono tanti, e poi logicamente da ultimo è l'assaggio, che certo, è quella la parte più importante. Ma adesso però anche a casa possiamo fare qualcosa che faremo qui in studio, ossia il torrone. Sì, facciamo dei croccantini al rum, okay, che sono formati praticamente da cioccolato fondente, nocciole intere e del rum distillato a 70 gradi, okay. Questo a casa è una facilissima preparazione. Abbiamo sciolto il cioccolato, l'abbiamo portato a una temperatura di 40 gradi. Il cioccolato che hai fatto? Magari hai preso una tavoletta e l'hai messa a bagnomaria? Si può prendere tranquillamente la tavoletta o a bagnomaria o al microonde in maniera, diciamo, un poco per volta, lo bruciamo. Quale conviene prendere? Quella fondente? Fondente, assolutamente fondente, almeno un 65% fino al 72%, diciamo abbiamo sicuramente un ottimo prodotto. Ok, dopodiché lo agitiamo tranquillamente, il prodotto, il cioccolato dai 40 gradi, cerchiamo di scenderlo intorno ai 32-33 gradi, che è quasi la temperatura di temperaggio. Dopodiché gli inseriamo l'alcol all'interno, il distillato. Ecco, ma il distillato viene inserito solamente per una questione di gusto oppure anche ha un effetto proprio sul, in questo precisamente, caso, guarda, no, ne ha due di effetti, a parte quello del profumo che dopo sentirai, io lo sento già adesso. Io pure, lo sento già da qua. Logicamente dal sapore che darà, se ci fai caso, vedi, il cioccolato in questo momento apprende velocemente.
Quindi la presenza del liquido e dell'alcol all'interno fa apprendere il cioccolato. E noi adesso lo possiamo lavorare molto tranquillamente, lo dobbiamo semplicemente spezzare e mettere sulla teglia. Vai, dopo pochissimi minuti sarà praticamente pronto per la degustazione. E qui potete dare anche le forme che vi piacciono di più, perché possiamo fare il classico torrone, quello schiacciato, allungato, quindi come se fosse un parallelepipedo. Sì. Parallelepipedo, oppure possiamo fare anche, in questo caso stai facendo tipo... Ma sono dei croccantini, diciamo, mignon, che poi vanno, diciamo, che si conservano anche meglio. Si conservano anche meglio. Assolutamente. Quindi poi, essendo morbido, come dici tu, assume qualsiasi forma. Infatti poi qui davanti abbiamo delle fette di torrone vero e proprio che hanno, diciamo, una dimensione appunto cilindrica, poi vengono tagliate. Matteo, poi dopo, una volta che hai riempito tutta la teglia, la dobbiamo mettere nel forno? No. È pronto. Deve semplicemente solidificare. È pronto per essere degustato? Assolutamente. Quindi diciamo 5-10 minuti, è pronto già per essere degustato. Allora, facciamo una cosa, scusa, questo lo prendo. No, bastano quelli, se no mi ingrasso. Questo lo porto in camerino. Ok, perfetto. È pronto. Ma adesso venite qui, perché lei è la protagonista. Perché questo è, vedete, questo gioiello, il volo che è, raccontaci tu. Allora, il volo è stata veramente la torta con cui ho vinto i campionati italiani nel 2016 ed è particolare perché, adesso la tagliamo, la facciamo vedere, all'interno c'è una stratificazione, anziché orizzontale come siamo abituati a vederla, ma una stratificazione verticale. Facci vedere, allora, quanto tempo impieghi per fare questa? Oddio, diciamo, ho dovuto velocizzare perché mettendola in produzione però considera che ci vuole praticamente un giorno e mezzo. Guardate che bello anche all'interno. Penso che si vede praticamente la stratificazione, quindi abbiamo una mousse al cioccolato, poi c'è questa stratificazione che è fatta da un biscuit alle mandorle, gelée ai frutti rossi e c'è una crema speziata allo zenzero e anice stellato. Poi sotto abbiamo sempre un biscuit al cioccolato con un croccante di cioccolato al latte e riso. Signori, stanno inventando per noi Matteo Cutolo in miniatura da portare in tasca e alle evenienze lo chiamano. Sarebbe bellissimo. Complimenti. Senti, ma la pasticceria italiana nel mondo è un'eccellenza? Assolutamente sì. Poi noi come federazione ci teniamo tantissimo a portare il made in Italy, diciamo, all'estero, e il panettone è una di queste prove. È vero. Perché è un prodotto italiano nato, diciamo, a Milano. Ormai noi abbiamo preso il dominio sulla produzione di queste cose, però cerchiamo di esportarlo quanto più è possibile. E adesso, tra l'altro, già li troviamo anche all'interno dei supermercati. Grazie, complimenti. Grazie. Complimenti. Li posso mangiare tra quanto più o meno? Ma 10 minuti sono pronti, guarda. 10 minuti sono pronti. Vai, ti ringrazio.